Ciao Marco, buonasera. Ti chiedo a te che sei stato praticamente impiegato sempre da titolare dall'inizio del campionato e quindi hai un occhio sicuramente più, diciamo, vigile e concreto. Non è un cammino, diciamo, soddisfacente, forse non è il campionato che voi vi aspettavate. Questo al di là di questa partita che pure ha denunciato, a mio avviso, delle difficoltà, forse anche difensive, forse anche dei meccanismi che si ripetono, no? Magari un fuorigioco che a volte scatta bene, a volte scatta male, cioè ci sono dei sincronismi che a volte difettano all'interno però di un sistema di gioco che evidentemente forse non vi sta premiando e i risultati purtroppo lo vedono, lo testimoniano. Sì, buonasera innanzitutto. Ma io penso che a livello di meccanismi difensivi, partita dopo partita, stiamo crescendo. È normale che questa è una squadra costruita da zero, con un allenatore nuovo, quindi ci sta che ci voglia del tempo per assimilarli. Io penso che ovviamente la mancanza di vittorie è una cosa molto influente nel giudizio di questa squadra, che comunque nelle prestazioni. Io da dentro il campo posso dire che sicuramente dobbiamo crescere in fretta nella gestione di alcune situazioni, questo senza dubbio, però dal punto di vista del gioco, ma anche della fase difensiva delle ultime 3-4 partite, mi sembra di poter dire che siamo cresciuti costantemente. Quindi, il lavoro che stiamo facendo non deve essere messo in discussione, bensì il contrario. Dobbiamo essere sicuri delle certezze che abbiamo, andare avanti, sicuramente migliorare qualche aspetto perché se le vittorie non arrivano, senza dubbio c'è qualcosa che non va. Noi ne siamo consapevoli, siamo i primi che ci prendiamo le responsabilità, le critiche ci stanno perché siamo in una piazza importante, però bisogna solo lavorare, non è più neanche il tempo di stare qua a dire ma la linea, la rimessa, l'arbitro. Noi dobbiamo andare oltre queste cose e siamo consapevoli di quello che ci sta mancando, ci siamo guardati negli occhi in queste settimane. Il gruppo è un gruppo di uomini con gli attributi, quindi non ho nessun dubbio che ne verremo fuori. Ciao Marco, una domanda. All'inizio del campionato si parlava del girone G come un girone abbordabile. Dopo 8 partite, qual è la tua opinione su questo girone? Un girone tutt'altro che scontato. Vedere poi Sorrento, Palmese che primeggiano. Ah, sicuramente un girone equilibrato, ma facile direi di no, perché quello che dimostra il campo alla fine è che è un girone dove ogni partita può succedere di tutto e lo dimostra il fatto che anche, per esempio, la Casertana, che ha speso tanto, che ha giocatori importanti, ha steccato qualche partita, ma la Casertana come tutte le altre squadre. È un girone equilibrato. Sappiamo che per il valore della nostra squadra noi siamo costretti a fare sicuramente di più. Non ci possiamo accontentare di quello che stiamo facendo perché è troppo poco. Ti volevo dire, quest'ansia di dover vincere a tutti i costi per le aspettative della società, della piazza, eccetera, vi sta creando qualche gap psicologico? Ma questo è difficile dirlo. Io penso che ogni giocatore di questa squadra sia consapevole dell'importanza di questa maglia e tutti veramente buttiamo fino all'ultima goccia di sangue in campo e questo penso che tutti lo debbano riconoscere, perché nessuno ha mai tirato indietro la gamba e tutti cerchiamo sempre di dare il massimo. Ripeto, probabilmente ci sta mancando qualcosa in questo momento e siamo noi gli unici che possiamo trovare la soluzione per arrivare agli obiettivi che merita questa squadra. Devo fare un'altra domanda, tu sei un esperto di questa categoria, ritieni che si possa ancora acciuffare la vetta, nonostante il campionato sia lungo? La classifica è corta, adesso guardavo i risultati che le altre squadre stanno ancora giocando. È un campionato dove, dato che comunque regna l'equilibrio, nel momento in cui noi riusciamo a dare continuità ai risultati più che alle prestazioni, perché le prestazioni, ripeto, ci sono state e in quasi tutte le partite c'è sempre stata la prestazione. Nel momento in cui riusciremo a dare continuità a questi benedetti risultati, io penso che noi possiamo ancora dire la nostra, perché il gap non è ampio assolutamente, abbiamo ancora degli scontri diretti da fare, per esempio tra 2 settimane qui verrà il Sorrento, quindi tutto è ancora in gioco. Siamo a ottobre, quindi mancano ancora 7 mesi di campionato. Non è assolutamente finito niente, sappiamo che dobbiamo cambiare marcia, ma ne siamo consapevoli e penso che
Già da martedì ogni membro di questa squadra sarà focalizzato su questo. Posto. Grazie. Grazie a voi.